istruzione, due mondi la cui collaborazione si fa sempre più stretta, come dimostra il workshop Lavora con noi, organizzato dall'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia al Park Hotel di Ponte San Giovanni. Un evento fortemente voluto dal dirigente scolastico Rita Coccia, che ha convocato aziende, associazioni ed enti del territorio, circa 450, con cui l'Istituto di Piscille si impegna da anni in progetti di alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro interessa tutte le classi, terze, quarte e quinte. Il nostro è l'istituto più grande dell'Umbria, quindi ci sono 1000 studenti che in questo momento stanno ruotando intorno all'alternanza scuola-lavoro. Loro realizzano in azienda o nelle varie enti, associazioni, le attività che normalmente svolgono a scuola, quindi è veramente un'innovazione molto forte per rendere il curriculum molto più nuovo, molto più innovativo e molto più inerente alla realtà lavorativa quotidiana. Nella serata spazio startup e progetti creati in quest'ultimo anno dagli studenti per uno scambio di esperienze e idee tra questi e le aziende che li accolgono periodicamente. Ad oggi abbiamo 15-20 risorse che provengono tutti dall'istituto e alcuni li definisco dei talenti che sono presenti in azienda e che sono subito inseriti in progetti importanti e anche complessi. Solo per dare un'idea, nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati 814 gli studenti di classi terze, quarti e quinte di ogni indirizzo dell'Istituto Volta ad essere inseriti in progetti di alternanza scuola-lavoro. In un solo mese poi, settembre 2016, ben 835 studenti di classi quarte e quinte hanno affrontato uno stage aziendale. Questo è molto importante perché inizia a crearsi quel sistema virtuoso di collegamento tra istruzione e azienda, azienda, istruzione, e soprattutto dà una risposta in termini positivi a quell'esigenza di occupazione che è sentita. Oggi il problema della disoccupazione giovanile è centrale. Portare avanti questo tipo di iniziative è una risposta sicura a questo problema. E in vista della scadenza delle iscrizioni online alle scuole secondarie di secondo grado, fissata per il 6 febbraio, il Volta ha organizzato domenica 5 un Open Day per far conoscere la propria offerta formativa. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito www.avolta.pg.it.